pratica la farina miscelata al burro diventa come sabbia bagnata, a quel punto unisco l'uovo. La metto o nel reparto zero del frigo per un quarto d'ora, 20 minuti, il tempo che crea un esagone su carta da forno, oppure lo metto in congelatore per una decina di minuti. Ci vediamo dopo. Ora rimpasto i ritagli, continuo a fare le mie sagome, nel frattempo faccio riposare la pasta frolla in freezer per 10 minuti, un quarto d'ora, oppure in frigo per mezz'ora. A dopo, ciao! Adesso riduco leggermente i laterali in maniera tale che coincidano. Okay. Dopo il riposo in freezer, 15 minuti in freezer o 20-30 minuti in frigorifero, sto man mano cuocendo i biscottini a 180 gradi, 175-180 gradi per circa 15 minuti. Li lascio raffreddare e poi torno per la finitura dei dolcetti. A dopo, ciao! Sono cotti e sono freddi. Adesso preparo la glassa. Qui ho l'albume. Inizio a montarlo. Verso nella sacca da pasticceria.
Ora, evitando di toccarlo, aspetto che si asciughi, preparo tutte le casine e alla fine ne decoro il tetto. Ci vediamo dopo. Ho aspettato un pochettino che si asciugassero e adesso passo a una decorazione dei tetti con la glassa che mi è rimasta. Continuo così per tutti i tetti delle casette. Ho della pasta di zucchero che mi è rimasta dai panettoncini dell'altro giorno e volendo potrei decorarli molto semplicemente così. Niente di troppo elaborato, deve restare tutto molto naive, molto semplice, e per dare un tocco di colore, ripeto, lo faccio perché ho la pasta di zucchero, altrimenti posso anche evitare di farlo. E io mi diverto adesso a finire queste decorazioni e dopodiché troverete sul blog la ricetta testuale, le spiegazioni e qualunque dubbio voi abbiate potete tranquillamente scrivermi. Se vi piacciono le mie ricette potete tranquillamente iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina delle notifiche, così verrete avvisati ad ogni nuovo video. Direi che devo necessariamente aspettare, vediamo se evito di rompere. Esatto, è piccola e carinissima, molto graziosa. Poi potete sbizzarrirvi per le decorazioni come volete. A posto, grazie per essere stati con me, alla prossima, ciao!